È un po' tutte e due, è un gioco di parole perché uno richiama l'altro, perché quando l'abbiamo iniziato una decina di anni fa pochi dicevano che la cucina era anche arte, e per noi tendenzialmente lo è, con pieno rispetto a pittura e scultura. Sicuramente Diego Rigotti, un bravo chef, non sarà mai come Michelangelo, insomma, ecco. Però io dico che un bravo cuoco è importante, se non come Michelangelo, ma è importante anche per la vita quotidiana, per la vita di tante persone, quindi aiuta a vivere meglio, quindi tante persone, quindi io credo che siano anche dei, ecco, un settore che vada rispettato, quello della cucina, incoraggiato e così via. Quando è iniziato queste erano parole difficili da comprendere, oggi come oggi, dopo tutto l'exploit televisivo, magari sono parole fin troppo abusate. Poi insegue il successo, insegue le mode e così via, quindi non si può pretendere un rigore scientifico dalla televisione. C'è un effetto negativo che tutti pensano, guardando la televisione, guardando questi chef, che sia un mestiere anche facile, magari, e che subito uno ha successo, denaro, donne e così via. È un mestiere invece di grande sacrificio e difficile. E questo magari Diego Rigotti perché è qui? Perché è un past vincitore, io faccio anche le gare under 30 e lui è un past vincitore che adesso è diventato famoso, diciamo, molto noto, famoso, ancora deve sgomitare un poco, però insomma è sulla strada giusta, e mio caro, insomma, veramente un pupillo. Perché? Perché si è sempre dedicato a questo lavoro con grande attenzione e così via, però io penso che non è una cosa semplice, puoi dire due cose. Sicuramente non è una cosa semplice, ci vuole molto sacrificio e molto impegno come tutte le cose, specialmente nella ristorazione ci sono molte ore da passare in cucina se si vuole avere un riscontro e dei risultati. Quindi diciamo, noi cuochi partiamo alle 7, 8 la mattina fino alle 1, alle 2 di notte, no? Generalmente, ecco. Quindi ci vuole molto, molto impegno e molta determinazione, perché chiaramente con la determinazione riesci, diciamo, a oltrepassare delle magari debolezze che uno ha. Quindi se uno è determinato riesce in questo, e appunto oggi qua in questa food zone ogni chef preparerà due piatti che li caratterizzano in maniera creativa e in maniera anche territoriale. Sono grandi sacrifici, non sembra, ma fare un critico significa fare una vita che uno dice che bella vita che fai, in realtà è una vita di grande sacrificio per un semplice motivo: bisogna fare tanti chilometri. Cioè, fare per esempio il critico dei vini è più semplice, perché uno dei vini se li fa mandare a casa oppure li va a prendere nella biblioteca di sotto, e quindi uno può girare il mondo teoricamente con i vini senza muoversi dalla propria camera. Vallo a fare con il ristorante devi andare per forza, quindi e solo quando ne hai visitato qualche migliaio uno può veramente dire ho esperienza sufficiente. Non basta, è basta considerare non solo qualche migliaio come uno, ma anche col cervello, secondo me. Però diciamo ci vuole tanto sacrificio, tanti chilometri, quindi è questo prima di poter dare dei giudizi affidabili, diciamo. Quindi il confronto è per loro, vale per loro, ma vale anche per chi sta dall'altra parte a giudicare.